Amici di Punto Ortona, ci troviamo all'ingresso della vecchia Lanterna, un'osteria qui a Terranuova di Ortona. C'è una rimpatriata tra i vecchi giocatori dell'Impavida, l'Impavida che diede la luce a tanti campioni. Tutto iniziò per gioco proprio nell'oratorio della chiesa di Santa Maria delle Grazie. Facciamo una sorpresa a coloro che sono in festa qui dentro alla Lanterna, la vecchia Lanterna qui dietro al corso di Ortona. Siamo entrati nel locale della vecchia taverna. Avvocato, che succede qua? Abbiamo una grande festa, la festa dell'Impavida, tutti riuniti, e quindi grande serata di allegria, di ricordi e tante belle persone che abbiamo rivisto. Iurisci. Straordinaria, ricordi indescrivibili, stiamo vivendo delle grosse emozioni, rivedere insomma tutte queste persone dopo tanti anni è motivo anche di orgoglio e siamo tutti contenti. Sei rimasto comunque nello staff dell'Impavida? Beh sì, io adesso alleno le ragazze nella Volley Junior, in più collaboro con Nicola Napoleone, per cui tutto bene, la pallavolo è la mia vita. Dottore, come andiamo? Molto bene, grazie, molto. Siamo ancora all'inizio. Come dici? Siamo ancora all'inizio. Siamo ancora agli antipasti, però penso che ce la faremo. Qualche ricordo a volo? Tantissimi, qui c'è tutta la storia dell'Impavida fino a una decina d'anni fa, diciamo. Ricordi sono troppi per poterli dire, poi si offendono quelli che non ricordi, capito? È meglio così. Ciamboli. Niente, è una bellissima serata, è stata un'occasione per rivedere, rincontrare degli amici che non rincontravo forse da 15 anni. Ringrazio gli organizzatori, Gervasio, Nicola Primavera e Nicola Napoleone che hanno avuto questa bellissima idea. E niente, approfittiamo di trascorrere questa serata insieme agli amici. Gallucci, un passo indietro. Cosa dire, è stata una bella serata, è una bella serata per non commemorare, ma i ricordi di tutta la storia dell'Impavida che parte da qui presente Padre Camillo, che è assorto in tutt'altre cose e che è meglio sentire. Grande festa dell'Impavida, c'è anche l'allenatore attuale. Ma allenatore attuale, qua sono più nelle vesti di ex giocatore con i miei ex compagni di squadra. C'è qualche piccola nostalgia? Pensare ai tempi che sono andati fa sempre piacere, poi ritrovarsi è come rivivere dei bei momenti passati insieme, dallo spogliatoio alle partite. Facciamo una convocazione per Dragani. Il prossimo passo magari sarà ritrovarci al palazzetto, magari per una partita tutti quanti insieme. Rico Dragani. Lascio. Una bella serata. Sì, una bella serata insieme agli amici che non rivedo alcuni da un bel po'. Bella, bella serata veramente. Marco Maran. Beh, è un bel ricordo incontrare tanta gente, tante belle soddisfazioni. Veramente. Questo è il tavolo dei tifosi. No, è uno spettacolo rivederli dopo 30 anni, 25 anni, 30 anni. È una meraviglia tutti quanti insieme, è veramente bello. Sarebbe da rifare più spesso. Qualcosa del passato che ricorda in particolare? La gioia è due scudetti 90 e 88, 87, una cosa del genere. Due spettacoli per Ortona. A livello tecnico, i giocatori sono migliori oggi? Fisicamente è un altro sport, assolutamente sì. Allora c'era più coesione, si soffriva di più? Ma no, si soffre anche adesso. Buon proseguimento di serata. Grazie. Giulio Cantelmi. Buonasera a tutti, bella serata, rivedere tante belle persone. Triste per il presente, ma è stato un bel ricordo per il passato. Da quanti anni fai il tifo per l'Impavida? Diciamo che era dagli anni 80. Quindi sei quasi un fondatore del tifo? Diciamo di sì. Dalla vecchia palestra delle Leovisci. Buona serata. Grazie.
Mario Costanzo, ex giocatore dell'Impavida, lei ha giocato anche con Lanciano. Sì, negli anni 70 con l'Impavida fino al 75 e poi con la vecchia SPA Lanciano e poi Allegrino Lanciano. C'era una bella sfida tra Ortona e Lanciano. Era una sfida interessantissima di campanile. Vecchie sfide, grandi sfide. I lancianesi come la prendevano il fatto che lei veniva da Ortona? Allora, bisogna capovolgere il problema. Il discorso è che gli ortonesi non hanno capito perché io giocavo a Lanciano. Dopo tanti anni qualche sassolino. Beh, qualche sassolino dalla scarpa, sì. Buona serata. Grazie. Severino Iurisci, proprietario della vecchia Lanterna, ex giocatore dell'Impavida. Un onore ospitare tanta bella gente. Oh, per me è un grandissimo onore ritrovare tanti amici che non vedevo da tanto tempo, Padre Camillo, Antonio Seccia e tutto il resto della compagnia. Io sfortunatamente per una situazione mia di incidente stradale ho avuto modo di giocare pochissimo tempo. Comunque Santa Maria e tutta l'equipe dell'Impavida la porto nel cuore, sono onorato che hanno scelto questo locale per questa serata. I ricordi non passano mai. Certamente. Comunque è andata così, sono contentissimo per tutto il resto. Buon proseguimento di serata. Grazie. Antonio Seccia, primo direttore sportivo dell'Impavida, bei tempi. Certamente, è stato un bel episodio della nostra vita. Lei ha perso tantissimo tempo per la squadra Impavida, con gli amici seguiva tutto, dall'allenamento alla campagna acquisti alle partite. È così, Antonio? Certamente, mi sono impegnato molto per far crescere questa squadra. Poi hai staccato la spina e ti sei dedicato al vino. Certamente, beh, arriva un certo punto che certe cose non bisogna, bisogna fare altre cose nella vita, ecco. Dicono che lei fa il vino buono, lo assaggiamo questa sera? Beh, ci sarà una prossima volta, sì, certamente. Deve ancora invecchiare. Certo. Buona serata. Ciao. Padre Camillo D'Orsogno, parroco, allenatore, direttore tecnico della prima Impavida. Beh, non dire molte cose, perché non sono stato un ideatore dell'Impavida. E ho ammirato questi ragazzi perché si sono impegnati a portare avanti la squadra e l'hanno portato loro avanti, mi hanno fatto onore. Io li ringrazio tutti, specialmente questa sera ci siamo riuniti con tutti i ragazzi e per me è una gioia immensa. Lo ringrazio, li ringrazio tutti e auguro a tutti veramente un avvenire molto bella e serena per tutti i giocatori e per tutte le famiglie. La sfida nella sfida Ortona e Lanciano. Padre Camillo da una parte, Padre Lorenzo dall'altra. Beh, erano sfide di fratelli, ci volevamo bene, quindi si stimava e tutte e due naturalmente facevamo parte di una squadra e dovevamo tifare per la squadra. Io mi sono impegnato di formarla nel modo più sano e più bello. Lei quando ha messo la prima pietra su questa squadra, su questa bella compagine, aveva mai pensato che questi potessero arrivare in Serie A? Assolutamente no. Anche perché era soltanto una squadra parrocchiana, poi si è costituito il comitato e da questo comitato poi è venuto fuori anche la Serie C, la Serie B, la Serie A. E ha onorato naturalmente la città di Ortona e soprattutto a quel tempo noi avevamo 5 stranieri e la Gazzetta dello Sport ci ha citato come la città che aveva ospitato un russo e un americano. La chiesa dell'epoca funzionava, aggregava. Sì, era una cosa bellissima. Veramente era una parrocchia viva, ma questa parrocchia l'hanno resa viva questi miei ragazzi.
che io li ho sempre stimati, amati e rispettati. E non devo dimenticare il mio carissimo padre Gianmaria Polidoro, che è stato un mio valido collaboratore in questo periodo. Proprio quando i ragazzi giocavano nel campetto della parrocchia, la mamma di padre Gianmaria Polidoro, Samarietta, rimproverava sempre i ragazzi per le classiche pallonate sui vetri. Ricorda lei, padre Camillo, queste cose? Beh, erano cose belle anche quelle, perché anche la mamma si sentiva soddisfatta per questi ragazzi che giocavano lì e quindi davano la possibilità di essere un pochettino più giovani. Vivaci. Comunque lei ha battezzato, cresimato e sposato molti di questi ragazzi. La maggior parte. E comunque li ringrazio perché veramente sono stati dei buoni e soprattutto ottimi ragazzi. Lei è stato un prete, un frate che ha dato molto alla città. Vuole dare un saluto alla città? Io saluto la città di Ortona e mi auguro veramente che questa città possa crescere, possa svilupparsi e portare avanti quello che è un po' di lavoro, specialmente ai giovani. Auguri a tutti i giovani. Dove c'è padre Camillo c'è armonia. Andrea Palla, 1985-86 con l'Impavida in Serie A, bei ricordi. Sì, bei ricordi, infatti sono passati 30 anni e sono apposta qui per ricordarli insieme a tutti gli amici che mi hanno fatto vivere delle emozioni intense. E, bene, una bella realtà. Come è nata la passione per il volley quando lei era bambino? Beh, io vengo da un'altra regione, sono toscano, vengo da Pisa e ho iniziato insomma nella mia città e poi per amicizie è stato un caso di trovare la società, insomma chi mi ha proposto di venire qui, a quel tempo non c'erano procuratori ma funzionava così, e è stato proprio un caso e una fortuna perché ho trovato quasi una famiglia, diciamo, perché i rapporti non sono terminati col tempo. No, diciamo, sono passati 30 anni e mi sembra quasi di riviverli, rivedendo tutta questa gente che se non organizza queste feste è difficile rivederci tutti insieme. Le piace la città di Ortona? Moltissimo, io ogni anno ci ritorno perché sono rimasto in amicizia con una famiglia che mi ospitò a quel tempo e ci torno quasi tutti gli anni. Buona fortuna. Grazie. Enrico De Simone, bei ricordi anche per lei. Beh sì, assolutamente. Diciamo che venendo a Ortona, io ho girato un po' di squadre anche su al nord, venendo a Ortona ho assaporato quello che mi raccontavano i ragazzi di Ortona, il fatto di vivere la squadra come una famiglia. È una cosa che a Ortona è fortissima ed è veramente bella perché fai sì che una volta che ci hai passato qualche anno qui, poi dopo ti senti sempre a casa. Ed è oggi praticamente come se fosse una riunione di famiglia, un Natale, no? E questa è una cosa che veramente fa bene al cuore. Al di là delle vittorie rimangono le amicizie indelebili nella vita. Sì, anche se poi dopo comunque di soddisfazioni qua ce ne siamo prese un po', ci siamo divertiti abbastanza direi, vincendo un po' di partite. Abbiamo fatto dei campionati ai vertici in ogni caso, anche se non siamo riusciti a vincere i campionati eravamo sempre lassù in alto, quindi bello. Buona vita Enrico. Grazie anche a voi. Paolo Minconetti, un tuffo nel passato. Beh, certamente una bella serata, un bel ricordo per tutti noi. Capita raramente di rivederci tutti quanti qua, tutti amici, anche noi qualcuno che non ci conoscevamo così, quindi spero che venga ripetuto anche qualche altra volta, ecco, così. Come era padre Camillo nei vostri confronti? Beh, a volte buono, a volte era un padre pure tirate le orecchie, così severo, ma bei tempi veramente, soprattutto a Santa Maria bei tempi. Bei ricordi. Bei ricordi, bellissimi, proprio irripetibili purtroppo. Paolo Marcone, 1985-86, ha giocato con l'Impavida, ma lei già era un giocatore esperto.
Ma io venivo sempre dall'esperienza a Pescara in Serie A, e poi sono arrivato qui a Ortona e ho fatto 3 anni di Serie A, con un anno veramente alti livelli con Russo, Chernyshov e l'americano Wilson, l'anno forse uno degli anni più belli di Ortona, dove abbiamo sfiorato la promozione in Serie A 1. Una grande squadra all'epoca. Secondo me eravamo veramente uno squadrone, giocavamo bene, il pubblico sempre a alti livelli, è stata una bella esperienza. Palazzetto sempre pieno. Sempre pieno come adesso, quindi è una realtà che continua. Ortona mi pare che sia una delle società forse ancora regina in Abruzzo. È bello rimanere amici anche dopo tanti anni con i suoi ex compagni di squadra. Guarda, oggi dopo più di 30 anni rivedere compagni di squadra con cui abbiamo fatto tante di quelle partite a un certo livello, veramente emozionante. Buona vita Paolo. Grazie, ciao. Sergio Turso ricordando i momenti felici. Beh sì, questa è una serata bellissima che è stata organizzata con grande impegno da Nicola Gervasio per riunire quella che è stata un po' la storia dell'Impavida dagli albori, con padre Camillo che ha fondato, con alcuni dirigenti storici, fino ai momenti belli della prima Serie A che c'è stata Ortona, nel quale dove ho fatto parte da giovane emergente, e poi fino ai giorni nostri dove il presidente Langi manda avanti questa storia bellissima nata ormai 50 anni fa. I ricordi fanno parte della vita. Certo, i ricordi fanno parte della vita, bisogna ricordare il passato per poter guardare al futuro. Turso, come è cambiata la pallavolo negli ultimi 10 anni? Beh, la pallavolo è cambiata soprattutto da un punto di vista fisico in maniera notevole, come un po' in tutti gli sport, dove prevaleva prima molto più la tecnica, adesso la componente fisica è fondamentale per poter militare, per poter fare questo sport della pallavolo. Quindi oggi giocatori di 1,90 m, magari 30 anni fa, 40 anni fa erano alti, oggi sono letteralmente dei nani. Buona vita. Grazie. Lorenzo Gianni, 9 anni con l'Impavida. Buonasera, sono onorato di partecipare a questa serata. Buona parte di queste persone le conosco di nome, con altre ho avuto qualche esperienza di gioco, e una bellissima serata, una bella rimpatriata, è stata una sorpresa trovare così tante persone, ripeto, molti di loro l'ho conosciuti solo di nome, avere l'opportunità di conoscerli anche di persona è molto piacevole. Quanto conta il fisico per la pallavolo, l'altezza? Ormai con la pallavolo moderna conta molto più di quanto contava fino a una ventina, una trentina d'anni fa. Quando 20-30 anni fa la tecnica aveva un peso molto maggiore rispetto ad oggi, in cui il fisico è preponderante. La rete è rimasta più o meno la stessa, quindi oggi l'altezza media è salita di molto, e quindi chi è più alto con l'altezza, con la rete a 2,43 è molto più agevolato rispetto a una volta, insomma. Lei ha fatto una brillante carriera, ha giocato anche con la Roma. Che differenza c'è giocare in un capoluogo di provincia, in una grande città, e in un paese di provincia? Allora io racconto sempre questo evento qui. Sono arrivato ad Ortona nel 2004, quando la Sieco Service Impavida stava vincendo il campionato di Serie C. Ero abituato a vedere le partite nei palazzetti di Roma, dove quando si arrivava a 150 persone, 200 spettatori era tanto. Ho assistito alla finale per passare in Serie B2 contro il Paglieta, e il palazzetto dello sport era strapieno, non come ai tempi famosi della B1 e della 2, però mi ricordo quella partita in maniera molto forte, perché insomma trovare 1500 persone in una finale regionale di Serie C era un qualcosa che non avevo mai visto, e quindi questa è un po' la differenza, insomma. In un paese come Ortona queste situazioni qui si trovano, mentre nella grande città è sempre molto più difficile, a meno che non si sale ovviamente sino alla massima categoria. Buona vita. A voi. Gianni Picciano nel 1984 ha contribuito alla salita dell'Impavida in Serie A. Una bella soddisfazione.
sempre, quando si gioca per il proprio paese, per la propria città, per i propri colori, è sempre una bella soddisfazione. Poi era un gruppo tutti di ragazzi di Ortona, quindi era una soddisfazione super. Bei ricordi. Bellissimi, indelebili. Palazzetto sempre pieno. Sempre. Il documento ce l'ho solo io. Il documento ce l'ho solo io. Parlano i fatti della registrazione che fece, come si chiama, Fausto. Sono ricordi che ti rimangono dentro. Bello. Comunque sei rimasto sempre nell'ambito della pallavolo. Sempre. Ce l'abbiamo nel sangue. Noi di questa generazione ce l'abbiamo nel sangue. Viva l'Impavida. Sempre, sempre. Danilo Massari, da quasi dall'inizio che è nata l'Impavida, lei vestiva la casacca. È vero, io diciamo che sono di seconda generazione e ho calcato anche il campo di sabbia della parrocchia di Santa Maria, dove al posto della rete c'era una corda rubata giù al porto ai pescatori, e poi piano piano siamo arrivati fino all'83, quando siamo riusciti a salire in Serie B e abbiamo lasciato, diciamo, l'Impavida in altre mani, quelle un po' più giovani, che l'hanno poi portata addirittura in Serie A. E qui la cosa bellissima è che è rimasta l'amicizia di fondo e praticamente riaffiorano dei ricordi meravigliosi. In qualsiasi tavolo ti giri ci sono degli aneddoti, delle cose che ti riportano indietro nel tempo, ed è molto molto piacevole. L'arma vincente dell'Impavida è l'amicizia. Sicuramente sì, anche perché c'è stata trasmessa da padre Camillo e direi che l'abbiamo assorbita molto molto bene. È difficile che tra di noi ci siano stati dei grossi screzi, quindi se poi rifletto a quante persone hanno indossato questa maglia e hanno attraversato questa storia, veramente è notevole quello che è successo. Buona vita. Anche a voi. Adesso cosa avverrà? Consegna ufficiale della maglietta, una Polo Impavida Seco Service per padre Camillo. Padre Camillo è stato l'artefice dell'Impavida. Sì, è lui che ha fondato l'Impavida insieme ad altri, e quando ci incontriamo ci sembra sempre bello regalargli una parte del presente dell'Impavida. Oltre ai frati c'erano anche i laici. Sì, ce n'erano tanti che hanno aiutato la creazione di questa squadra, che poi è diventata, è cresciuta, è diventata una realtà importante, che adesso si appresta a disputare il sesto anno di Serie A. Quindi la premiazione anche per Antonio Segni. Antonio è stato uno di quelli che insomma ha contribuito tanto allo sviluppo dell'Impavida. Si è un po' defilato negli ultimi anni, però in quelli che sono stati con l'Impavida e sono cresciuti con l'Impavida ha sempre un ruolo importante. Viva l'Impavida, Gervasio! Forza Impavida, sempre, sempre! E ad Antonio Seccia. Questo è Antonio Seccia. Stefano, ci pensi tu a leggere? Che ha contribuito a rendere grande l'Impavida con dedizione, competenza e umiltà. Con estrema gratitudine e riconoscenza alla famiglia Impavida, Antonio Seccia. Adesso seconda targa per padre Camillo. Ecco, Stefano, vai. A padre Camillo, ci hai visto nascere. Ci hai sempre seguito e sostenuto. Grazie a te si è creata nel tempo una grande famiglia. Per sempre riconoscente l'Impavida Pallavolo. A padre Camillo. Gervasio, una bella serata. Una serata indimenticabile, una serata fantastica, fantastica davvero. Nicola Primavera, organizzatore della serata, soddisfatto? Soddisfattissimo, un grazie a tutti di cuore. No, è quello che ha detto Nicola, lo confermo pure io, è veramente una serata stupenda. Rivedere tanti amici che col tempo ci eravamo un po' persi per strada, rivederli, salutarli,
grazie Angelo Paris sta sempre nell'impavida. Sì, io finché lo vorrà la famiglia Lanci, finché ce la farò, io darò sempre il mio piccolo contributo, perché l'impavida è qualcosa di speciale, intrinseco per me, fa parte della mia vita da tanti anni e finché posso volentieri darò sempre una mano. Quanti anni di servizio? Sono oltre 30 anni che faccio parte di questa società e quindi la cosa mi rende anche orgoglioso, non per presunzione, però perché ho visto tutte queste generazioni di persone che stasera ci siamo rincontrati, insomma li ho conosciuti tutti, ho collaborato con alcuni di loro. Stasera con alcuni è stato un bellissimo ricordo da rivivere, quindi finché si può andremo avanti. Manca ancora per la pensione. Sì. La pensione impavida. Speriamo che manca ancora tanto. Buona vita. Grazie. Uno dei primi giocatori dell'impavida. Sì, noi apparteniamo alla prima epoca dell'impavida. Quindi... Dietro al campetto, dietro le moniche. Dietro le suore, ma anche dietro la chiesa di Santa Maria, dove è nato il primo campo, quello con la rete da pescatori. Quindi abbiamo fatto. Quante volte la settimana vi allenavate? Beh, 2-3 volte, ma erano a livello amatoriale, amichevole. Sì, all'inizio erano allenamenti a livello amatoriale, in effetti. Poi pian piano. Già con Paolo Faraone ci allenavamo con maggior professionalità, finché poi è arrivato invece Giovanni Mantini, che è stato quello che ci ha valorizzato sotto tanti aspetti, insomma, ci ha preparato atleticamente, è stato bravo anche nel farci provare diversi schemi, è stato un allenatore, insomma, il primo allenatore professionale. Si poteva immaginare un'ascesa in Serie A all'epoca? Ma no, le premesse c'erano, perché noi, perlomeno io, sono arrivato a conquistare la Serie C, però poi non credo che, insomma, a livello nostro, ecco, si potesse pensare una cosa del genere nel modo più assoluto. Tommaso Salvatore, primo capitano dell'Impavida. Sì, sono dei bei ricordi, ricordi di gioventù. Una responsabilità fare il capitano all'epoca? Ma all'epoca eravamo giovani, non ci pensavamo a tante, non era come adesso, insomma, fare il capitano era, non era, gravava molto di responsabilità. Quanti anni ha giocato con l'Impavida? Ho giocato fino a 29 anni. Quindi una buona carriera. Abbastanza. Maurizio Cespa, un altro pioniere dell'Impavida. Sì, sono fatto parte con piacere della prima squadra, dove era capitano Tommaso Salvatore, l'amico Tommaso Rapino. E bei ricordi, giocavamo all'aperto con i campi, con l'asfalto per terra, cioè, allora c'era solo il calcio, per Ortona era una novità la pallavolo. Dopo la carriera da giocatore si è dedicato alla tifoseria? Sì, sono rimasto sempre nel giro dell'Impavida, prima come accompagnatore, poi nella tifoseria, tuttora seguo l'Impavida con molto piacere. Si poteva immaginare un'Impavida così forte in tutti questi anni? Ma io no. Cioè, allora c'era in Abruzzo, c'era la Tintorelli che era in Serie C e vedevamo una squadra proprio di professionisti. Non avrei mai immaginato che con Ortona saremmo arrivati in Serie A. Comunque l'Impavida, Ortona rimane il capoluogo dell'Abruzzo per quanto riguarda la pallavolo. Sì, non solo dell'Abruzzo, ma se vedi che città come Parma, Treviso, Cuneo non hanno più pallavolo, quindi per Ortona è una soddisfazione immensa avere una squadra in A2. Rimane ancora il sogno della 1? No, restiamo umili, la 1 è un miraggio troppo grosso, non serve fare la 1 per retrocedere l'anno successivo, meglio fare un buon campionato di A2 dignitosamente. Buona vita. Grazie anche a voi.
Al CEO Esposito, vincitore del campionato con l'Impavido di Serie B. Campionato vinto, tra l'altro. No, nel 1984. 84, sì, bellissimi ricordi. Qua infatti rivedo tanti amici, dirigenti, compagni di squadra, qualche avversario, e non potevo mancare a questa reunion. Ricorda il sestetto. Eravamo Pangaroff, Giontella, Agricola, Napoleone, Rovetto e io. Promossi. Rovetto pure c'era. Ma però è diventato vecchio, molto vecchio. Quante partite avete perso quell'anno? Abbiamo perso o una o due partite. Quasi imbattibili. C'erano due fasi, una partita persa la prima fase e una credo nella seconda. Esposito quanti anni ha giocato con l'Impavida? Un anno solo. Un anno vincente. Uno è buono. I ricordi comunque ci stanno sempre. Sì. Adesso fa l'allenatore? A Chieti, una squadra femminile di B2, ci siamo appena salvati. Una buona esperienza? Abbastanza, sì, ma allenare le donne è tosto. Buona vita. Grazie anche a voi.